Carissimi amici della Pronota Mia, buon Natale, la rasatura natalizia non poteva mancare. Ho fatto anche un sondaggio sulla nostra chat Telegram, alla quale invito a iscriversi, come invito a iscriversi al gruppo Telegram di Facebook e al canale, ovviamente, cliccando nel quadretto iscriviti. E ho fatto un sondaggio su quale rasoio volevate. Volevate il presidente della rete, eccolo qua. La sua confezione originale, anni 50. Gillette President, rodiato, in rodio, quindi come nuovo, perché il rodio non ossida. Eccolo qua, Gillette President, un gioiello della manifattura Gillette. Qui lo armiamo con la mette Astra Blu. E visto che è Natale, qualcosa di nuovo, indaghiamo perché parliamo di Baker Street. In Baker Street chi abitava se non chi abitava in Baker Street? James Bond? No, ma un altro inglese famosissimo, Sherlock Holmes, eccolo qua con Watson. Baker Street, allora della Stirling, Tallovato. Andiamo a metterci un po' d'acqua calda per stemperare il sapone, ammorbidirlo un po', insomma, tentare di provare un ammorbidimento, qualcosa che ti somigli, insomma. Nel frattempo, pennello. Maiale vintage, anche qua con un trama inglese, allora ho voluto usare questo maiale anni 80 dell'Omega, vintage, Omega, guardate, è lui, Omega, anni 80. E cosa facciamo adesso? Bagniamo il viso. Bagniamo il viso e andiamo a fare subito il lavoro di montare la lametta sul rasoio. Ecco qua, ancora una ce n'è. A farfalla, TTO. Non trovo, eccolo qua, il pertugio. Guardate che splendore questo presidente. Presidente. Più del presidente, cosa ci sarà mai? Guardate che finiture che sembra comprato ieri. Allora, cerchiamo ancora il pennello, il maiale, setola che ormai ha detto la sua più volte perché negli anni 80 pensate quanto sia usata, quindi andiamo a prelevare il nostro Baker Street. Vedete come la setola non perdona anche questo sapone tallovato, restio a lasciare la sua confezione, generalmente. Questo è uno degli acquisti del Black Friday. Basterà, non basterà. Boh. Ce n'è, sì. Sono anche dei peli che se ne stanno andando, la zona del tempo, l'usura. Non spargiamolo. E poi lo alimenteremo con l'acqua.
chiede molta acqua. Molto inglese, sento note di cuoio, forse una punta di tabacco. Vedete che piano piano monta. Una nota agrumata leggera. Un un'armatura enigmatica. Gli enigmi di Sherlock Holmes. Eccoci qua. President con astra blu. Scivola che è un piacere. Meccanica del rasoio perfetta, lametta che come sapete mi è congeniale. Questo è un vecchio taglietto, era nuovo. Che mi ero fatto con lo sciavetto, provandolo, ma io lo sciavetto. Non so usarlo. Purtroppo, per fortuna, non lo so, non ho mai avuto la tentazione, cioè. Per curiosità sto provando con gravi danni per la mia epidermide. Bene. Cerchiamo il viso. Sì, la nota agrumata, quindi prendo un po' di più. Sì, cuoio, tabacco, un po' di agrumi, dai. Secondo me, poi magari è tutto diverso. Bene, andiamo il pelo attraverso e il pelo e il contropelo. Scivola come una palla da biliardo.
La natura è sostanzialmente semplice, questa qua, questo rasoio, questa rametta. Rispetto allo scemo dell'oltregiorno, che mi ha lasciato i segni di guerra, uno qua in particolare. Ma io l'ho sempre detto che questi rasoi qua non li so usare. E devo dire. Ma è la mia impressione, a me non appassionano nemmeno, però ognuno si dà di amore, no? Bene, acqua fresca. Acqua azzurra qua chiara. E una mela tamponata. Una bella anche lavata la maglietta, perché poi mi criticate, eh? La maglietta è sporca. È vero. Allora, un po' di astringente. Ormai d'ordinanza. E prima dell'aftershave iniziamo a giudicare, a dare giudizi. Allora, qui siamo, non trovo più le Astra Blu, però vabbè, faccio vedere. Qui siamo a livelli stratosferici, eh? Il presidente, ragazzi, è il presidente, c'è gente da dire. Cosa volete dire di una cosa del genere? Astra Blu, lama di una duttilità spaziale, quindi combinazione eccezionale, combinazione veramente, veramente eccezionale, per citare quel noto film. Questo chiaramente è un vintage, chi lo trova è fortunato, costa un botto di soldi, me quando l'ho trovato io, con scatole e tutto, però è una roba che nella sua scatola originale, Gillette, eccola qua. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo detto che Baker Street. Protettivo, solito Stirling, io li adoro. Note che io trovo, tallo, una lorina shibata, che sarebbe il burro di qualcosa, penso. Io non so bene l'inglese. Comunque, sento note agrumate, note di tabacco, leggere, note leggere di cuoio, insomma, delicato, mi piace, mi piace. E adesso proviamo subito a abbinarlo. Qua mi era caduto, ho dovuto fare una riparazione casalinga, a provare l'after, anche lui è delicato. Allora, ecco, qui emerge un po' di più la nota agrumata, forse di limone. Comunque, io Stirling trovo veramente che faccia dei prodotti di una qualità incredibile, in particolare a chi piace tallo, eccolo qua, la combinazione. Chiaramente questo non è un profumo come quelli, no, che fa per esempio Extra, questo è un dopobarba e basta, quindi dopo un po' va via, però la soddisfazione rimane, eccolo qua. Allora, l'ultima cosa da far vedere, diciamo, è il pennello. Pennello che ormai la sua l'ha detta, cioè in teoria potrebbe anche essere, come dire, però il fascino di questo manico e il fatto che sia degli anni Ottanta mi consiglia di conservarlo e di usarlo ogni tanto quando capita. Bene, io vi saluto.
Vi auguro buon Natale e buona barba a tutti, eh. Buon Natale a tutti e buona barba a tutti.